Mary Franci si sono sposate 5 anni fa a Barcellona e mi sono divertita un sacco al matrimonio. Era bellissimo. Cioè, il loro vestito faceva schifo. E secondo me il mio vestito era il più bello, me lo sono scelto io. Per legge io sono figlia solo di Mary e non di Franci. Visto che ne ho la possibilità, voglio vedere da chi sono uscita. Cioè, da chi sono uscita, insomma, chi ha messo metà del mio DNA. Io so che, cioè, so un po' come ha fatto il donatore, gli ho chiesto un po' di chi è. Loro mi hanno detto quando ho 18 anni lo posso conoscere. E boh, penso che lo farò, cioè andrò con i miei fratelli se no mi vergogno. E quando ero piccola io ero un po' scocciata perché mia madre mi racconta sempre che gli hanno chiesto, vuole scegliere magari un donatore con i capelli di un colore piuttosto che gli occhi verdi o i capelli rossi. E mia madre ha detto no, no, non scegliamo niente, vogliamo che ci capiti così. E io volevo i capelli rossi. E c'è un donatore olandese e io sono nata con i capelli marroni. Vuol dire che di tutti gli olandesi lei ha scelto uno con i capelli marroni. Stai ascoltando? Beh, non penso proprio che mi affezionerò al donatore, cioè è una persona come un'altra. Nascere e crescere con due mamme per me è stato normale. Quando ero piccola i miei compagni di classe volevano avere due mamme. Io e i miei fratelli le chiamiamo mami, tutte e due. Infatti a volte rispondono insieme. Io sono felice, non è che mi viene da pensare vorrei un padre perché secondo me gli altri sono più felici così. Cioè, mi piace la mia vita. Questa legge ha vietato che la stepchild adoption, cioè per me in realtà all'inizio non è stato così un problema, poi mi hanno un po' spiegato che se muore mia mamma Franci, mio fratello potrebbe essere adottabile, quindi alla fine, cioè mia mamma mi ha anche detto è un po' come se il governo dicesse che voi siete di serie B. E non mi sta molto bene. L'anno scorso, per esempio, dicevano è perché i figli dei gay in realtà vorrebbero una mamma e un papà e non sono felici così, quindi questa legge non possiamo approvarla. Sì, bello, ma qualcuno ci ha mai chiesto niente. Per me, cioè, non vorrei mai avere un padre. Sono nata così, cioè, non cambierei mai mia madre con un padre. Al liceo io non ho raccontato subito la mia storia perché non so, non sapevo bene chi magari mi poteva respingere, cioè, i compagni non sono omofobi di sicuro. Le mie mamme al primo colloquio gli hanno chiesto un po', cioè sono andate tutte e due e quando Mary è andata a presentarsi è andata con Franci e gli hanno chiesto ma chi è quella lì? E Mary ha detto è mia moglie. È da 5 anni che vado nella stessa scuola e il quinto anno hanno capito che ho due mamme. Per me avere due mamme è essere un po' diverso. A me mi piace essere diverso. Mi fa sentire un po' più a mio agio. Tu sei diverso. Mi fa essere più nuovo. Grosso, cioè l'ho fatto abbastanza bene.
noi siamo contenti che ci sia una legge sulle unioni civili, è sicuramente meglio di quando non c'era neanche quella. Però noi in particolare, noi famiglie, ci siamo rimaste male. Noi abbiamo avviato appunto il ricorso in tribunale, che doveva essere lo strumento che suppliva alla non esistenza di questa legge, e però non ci hanno risposto nulla, cioè sono ormai 2 anni che abbiamo, non hanno neanche mandato degli assistenti sociali a casa per verificare l'indirizzo, insomma proprio la minima prassi. Quali diritti sono stati tolti ai bambini? Tutti i diritti di famiglia. Risultano figli di un solo genitore, di uno solo dei loro genitori, e questo vuol dire non iscriverli sulla linea ereditaria di uno dei genitori, non dare le tutele affettive di continuità familiare, creare una disparità fra i fratelli quando si tratta di fratelli che sono legalmente iscritti a genitori diversi. Questa è, diciamo, nel migliore dei casi un'occasione persa, ma si può anche dire una colpa grave, secondo me. Io ho avuto un passato eterosessuale lungo, ho avuto una lunga relazione eterosessuale, e quindi mi sono accorta, forse più di altri, di come la società veramente sia omofoba. Essendo io profondamente monogama, per me è impossibile non dirmi omosessuale, perché la mia relazione è con una donna e questa cosa investe e influenza tutta la mia vita. La felicità l'ho trovata qui. Noi famiglia arcobaleno, o comunque noi coppie omosessuali adulte che si rispettano, che non si nascondono, possono sì aprire una strada ed essere da esempio ai giovani. Veramente può cambiare il modo in cui uno vede se stesso.